Dunque Mirka, Valemur, come nasce il progetto e come si è strutturato nel tempo? Allora, il progetto è nato dall'anno scorso ed è una collaborazione che la cooperativa La Formica, una cooperativa sociale di tipo B di Rimini, ha intrapreso assieme all'associazione Crescere Insieme, un'associazione sempre di Rimini che riunisce famiglie che hanno ragazzi, figli con la sindrome di Down. Questa collaborazione è stata iniziata proprio perché Sabrina Marchetti, la presidentessa di questa associazione, conosce bene la Formica, tra l'altro fa parte del CDA ed ha voluto portarci questa bellissima esperienza. La cosa positiva di questa esperienza è stata la possibilità di inserire all'interno della Formica tipologie di svantaggi che prima non inserivamo a causa delle attività lavorative che svolgiamo. Prettamente si tratta di raccolta rifiuti, manutenzione strade, quindi tipologie di svantaggio comunque sia non di tipo psichico o comunque fisico. E attraverso questo progetto abbiamo potuto dare lavoro a due ragazzi con la sindrome di Down che non avevano un lavoro. Abbiamo organizzato un laboratorio di stampa su pelle e questa pelle poi è stata utilizzata per creare borse e scarpe per Geox, quindi un orgoglio per tutta la Formica aver visto poi i prodotti realizzati con le tele stampate proprio dai nostri ragazzi. E bellissimo è stato anche poterli osservare durante il loro lavoro quotidiano ed emozionante anche la felicità nei visi di questi ragazzi che felici di lavorare e di aver quindi quella soddisfazione che diversamente non gli era possibile. Dunque tutta la Formica è felice di poter continuare questa collaborazione col mondo dell'associazionismo e delle organizzazioni di volontariato, sempre nell'ottica di poter inserire nuove persone al proprio interno e dare lavoro quindi a più persone possibili.